dove guidano le parole. Libri dalla A alla Z. Bentrovati, cari ascoltatori, al nostro appuntamento con le parole. Io sono Arianna Cangelosi e vorrei proseguire con voi questo viaggio, dove sono proprio le parole a farci da guida. Le parole e, ovviamente, gli autori che le hanno scritte. Il nostro abecedario di autori, che detta e scandisce questo viaggio, ci ha portato quest'oggi alla lettera F. F come felicità. F come Fitzgerald. Francis Scott Fitzgerald. Che ossimoro! Sì, perché accostare la parola felicità a Fitzgerald è cosa decisamente audace. Ma nei suoi scritti di ossimori ne troveremo talmente tanti da farmi sentire autorizzata a farlo anch'io. Credo che con tutto quello che ci sta accadendo in questi lunghi mesi di pandemia abbiamo il diritto ad aspirare a una ricca dose di felicità. E mi appello a quel genio di Charles Schulz, in un delizioso scambio tra Charlie Brown e Linus. Pensi mai al futuro, Linus? Oh sì, sempre! Come pensi che vorresti essere da grande? Vergognosamente felice! Non ho utilizzato a caso la parola diritto. L'autore di oggi è americano e la Costituzione americana sancisce che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che fra questi sono la vita, la libertà e la ricerca delle felicità. La Costituzione italiana, all'articolo 3, parla sì di pieno sviluppo della persona umana, ma non cita esplicitamente il diritto alle felicità. Allora perché ho parlato di ossimori? Perché i personaggi di Fitzgerald, in fin dei conti, sono tutto tranne che felici. Eppure dovrebbero. Protagonisti assoluti del loro tempo, i Roaring Twenties, quei ruggenti anni venti, pervasi da una spensieratezza ostentata, reazione forte e quasi forzata per dimenticare la Grande Guerra, e ancora gioiosamente inconsapevoli della fine vicina che giungerà nel 29 con il crollo di Wall Street e l'avvento della Grande Depressione. Ma prima, la grande ondata di espansione industriale e di benessere fa vivere questa società brillante nell'illusione di un futuro grandioso. I personaggi di Fitzgerald hanno tutto: denaro, prestigio, macchine scintillanti e case fantasmagoriche, pettinature e vestiti all'ultima moda e alcol a volontà. Sono loro stessi a dettare le mode e le tendenze. La loro vita è uno scintillante passare da un party all'altro, da un evento mondano all'altro, al ritmo frenetico del jazz. Frequentano esclusivamente gli artisti più in voga, le star più stravaganti. Si divertono a scandalizzare e a creare scalpore nella stampa. Credono che tutto sia permesso a chi abbia soldi e gioventù per goderseli. Lo stesso Fitzgerald e sua moglie Zelda furono icone del loro tempo, la coppia d'oro degli anni d'oro del jazz. Con loro
scriverà Fernanda Pivano, ha inizio la grande leggenda della bellissima coppia, eroina, simbolo e interprete di tutte le prodezze sofisticate dell'età del jazz. I Fitzgerald furono una coppia dalla vita tumultuosa e irrequieta, segnata da frequenti viaggi e spostamenti improvvisi, soprattutto tra gli States e l'Europa, come per scappare dai propri problemi, tenerli a bada, almeno fisicamente. O anche per ricominciare, per riprendere le fila delle loro vite e provare a farlo in un altro luogo. Dietro alla loro spensieratezza, alla loro grandiosità, alle loro feste memorabili e memorabili sbronze, vennero cacciati da due celebri hotel di New York, il Biltmore e il Commodore, per ubriachezza molesta, si celano molte ombre. Bevevano sempre di più, e se l'alcol non bastava per ritrovare la vecchia allegria, bisognava rincarare la dose. Soprattutto lui diventò negli anni un alcolista. Zelda era invece preda di attacchi di ira e frustrazione, di periodi di noia o di gelosia feroce, ed era perennemente inquieta. Entrambi lo erano. Tutto questo portava a periodi di forti scontri e liti leggendarie. Si scoprì in seguito che Zelda, la prima flapper della storia, la ragazza sfrontata e ribelle, con quei capelli alla maschietta che dettarono legge tra le donne, la creatura viva e vivace che aveva stregato Fitzgerald, soffriva di schizofrenia, malattia che degenerando la costrinse a sempre più lunghi periodi in manicomio. E fu lì che morì, nel 48, 8 anni dopo il marito. Fitzgerald, classe 1896, era morto infatti nel 1940 ad Hollywood, dove lavorava come sceneggiatore, per un attacco cardiaco, a soli 44 anni. Il grande Gatsby, il libro di cui parliamo oggi, pubblicato a New York nel 1925, è considerato quello che meglio rispecchia e descrive quest'epoca. Ne è l'emblema. Il romanzo viene tradotto per la prima volta in Italia nel 1936 da Cesare Giardini, con il titolo di Gatsby il Magnifico. Diventa il grande Gatsby nel 1950, con la traduzione di Fernanda Pivano. Fresca di stampa è l'ultima edizione, del 2021, illustrata per Neri Pozza. Tra le trasposizioni cinematografiche, due sono le più celebri. Quella del 1974 di Francis Ford Coppola e quella del 2013 di Baz Luhrmann, nelle quali Robert Redford prima e Leonardo DiCaprio dopo rivestono gli eleganti panni di Jay Gatsby. Sicuramente il testo più noto di Fitzgerald è per molti versi autobiografico. Di solito sto molto attenta a non cadere nei biografismi, a credere cioè che tutto quello che scrive un autore derivi da un suo vissuto. È una lettura, a mio avviso, limitante. Ma in questo caso specifico vi sono veramente tantissimi indizi che ci suggeriscono quanto di Fitzgerald ci sia nel grande Gatsby. Innanzitutto gli scenari. Il romanzo è ambientato quasi interamente a West Egg, luogo fittizio, un promontorio che si affaccia sul mare tranquillo di Long Island, a due passi da New York. West Egg altro non è che Great Neck, Long Island, luogo reale in cui Fitzgerald trascorsero il loro periodo newyorkese. Ma vediamo dunque come l'autore descrive West Egg, Long Island, dove la nostra storia ha inizio. Fu un
caso che avesse affittato una villa in una delle cittadine più strane del Nord America. Si trovava su quella snella isola ribelle che si stende a est di New York e dove, fra le altre curiosità naturali, vi sono due insolite formazioni telluriche. A una trentina di chilometri dalla città, due uova enormi, identiche nel contorno e divise soltanto da una baia, si gettano nel tratto d'acqua salata più addomesticata dell'emisfero occidentale, quel grande cortile sommerso che è lo stretto di Long Island. Non sono perfettamente ovali come l'uovo della sorella di Colombo. Sono tutte e due schiacciate all'estremità sulla quale posano, ma la loro somiglianza fisica deve essere fonte di stupore perpetuo per i gabbiani che vi volano sopra. Per gli esseri non alati, il più interessante fenomeno è la loro diversità in ogni particolare che non sia la forma e la dimensione. Io abitavo a West Egg. Beh, quella meno alla moda delle due. Per quanto questa sia la formula più superficiale per esprimere il contrasto bizzarro che esisteva tra loro. La mia casa era all'estremità dell'uovo, a una cinquantina di metri soltanto dallo stretto, presa tra due edifici enormi che venivano affittati a 12 o 15 mila dollari per stagione. L'edificio alla mia destra era qualcosa di colossale sotto tutti i punti di vista, una copia accurata di qualche hotel de ville della Normandia, con una torre da una parte incredibilmente nuova, sotto una barba rada di edera ancora giovane, una piscina di marmo e più di 20 ettari di prato e giardino. Era il palazzo di Gatsby. O meglio, siccome non conoscevo ancora il signor Gatsby, era un palazzo abitato da un signore con quel nome. Quanto alla mia casa, era un pugno in un occhio, un pugno tanto piccolo da essere trascurabile. Ma avevo il panorama sul mare, la vista parziale sul prato del mio vicino e la rassicurante prossimità di gente milionaria. Tutto per 80 dollari al mese. E a questo punto qualcuno avrà forse cominciato a scalpitare. Ma chi è insomma questo famigerato Gatsby? Il suo personaggio è avvolto in un alone di mistero e i molti riferimenti a lui, alla sua casa, alle sue feste, alle sue conoscenze non fanno altro che alimentarne il fascino, creando un senso crescente di attesa. Nelle notti estive mi giungeva la musica dalla casa del mio vicino. Nei suoi giardini azzurri uomini e donne andavano e venivano come falene, fra bisbigli e champagne e stelle. Durante l'alta marea del pomeriggio guardavo i suoi ospiti tuffarsi dal trampolino o prendere il sole sulla sabbia calda della spiaggia privata, mentre i suoi due motoscafi fendevano le acque dello stretto, rimorchiando acquaplani tra cascate di spuma. Nei giorni dei weekend la sua Rolls-Royce diventava un autobus e dalle 9 del mattino a notte avanzata trasportava compagnie intere dalla città e ritorno, mentre il suo furgoncino scorrazzava come un vivace insetto giallo per trovarsi all'arrivo di tutti i treni. Di lunedì 8 domestici, compreso un giardiniere supplementare, lavoravano tutto il giorno con redazze, spazzoloni e martelli e forbicioni a riparare i danni della notte precedente. Ogni venerdì 5 casse di arance e limoni arrivavano da un fruttivendolo di New York. Ogni lunedì le stesse arance e gli stessi limoni uscivano dalla porta di servizio in una piramide di bucce senza polpa. In cucina vi era una macchina che spremeva il sugo di 200 arance in mezz'ora, purché il pollice di un maggiordomo premesse 200 volte un dato bottoncino. Almeno una volta, ogni 15 giorni, un'intera squadra di fornitori arrivava con centinaia di metri di tela e lampadine colorate
sufficienti a trasformare il giardino enorme di Gatsby in un albero di Natale. Sulle tavole dei rinfreschi guarnite di antipasti scintillanti, i saporiti prosciutti al forno si accatastavano, coperti da insalate e dai disegni arlecchineschi, insieme ai porcellini e ai tacchini ripieni, trasformati, come per magia, in oro cupo. Nel salone principale era impiantato un bar, con un'autentica ringhiera di ottone, stracarico di gin e di liquori e di cordiali, di marche dimenticate da tanto tempo, che quasi tutte le invitate erano troppo giovani per poter conoscere. Alle 7 è arrivata l'orchestra, non una cosetta di 5 elementi, ma un intero mucchio di oboe e tromboni e sassofoni e viole e cornette, flauti e tamburi, grandi e piccoli. Gli ultimi bagnanti sono ritornati dalla spiaggia e stanno vestendosi di sopra. Le macchine arrivate da New York sono disposte su 5 file lungo il viale. Già le sale, i saloni e le verande sono sgargianti di colori e di pettinature nuove e strane e di scialli che superano i sogni di un castigliano. Il bar è in piena attività e le ronde fluttuanti di cocktail permeano il giardino finché l'aria risuona di cicalecci e risa e frasi di convenienza e di presentazione, subito dimenticate, e di incontri entusiastici tra donne che non si conoscevano neanche di nome. Quel Gatsby, che dà il proprio nome al romanzo, appare in carne ed ossa, mimetizzato tra i suoi ospiti, soltanto nel terzo capitolo. È una festa insolita per me. Non ho neanche visto il padrone di casa. Io abito laggiù. Agitai la mano verso la siepe invisibile nella lontananza. E questo Gatsby mi ha mandato uno chauffeur con l'invito. Mi guardò un momento come se non riuscisse a capire. «Sono io, Gatsby», disse improvvisamente. «No», esclamai. «Oh, ti chiedo scusa». «Credevo che tu lo sapessi, vecchio mio. Temo di non essere un buon padrone di casa». Sorrise con aria comprensiva, molto più che comprensiva. Era uno di quei sorrisi rari, dotati di un eterno incoraggiamento, che si incontrano 4 o 5 volte nella vita. Devo ammettere che ho avuto difficoltà, inizialmente, a entrare nel libro. Il suo linguaggio così sofisticato e la sensazione di attendere qualcosa che non arrivava mai me lo facevano apparire un tantino noioso. E invece, ad un certo punto, scatta qualcosa di forte, di importante, qualcosa che ti fa capire per quale motivo questo libro sia considerato uno dei più importanti del Novecento. E quel qualcosa non è riassumibile nella sola trama, che presa in modo asettico non avrebbe poi niente di veramente eccezionale. No, la grandezza del romanzo sta proprio nella scrittura dell'autore. Dapprima ostica, vibra di poesia, per farsi a tratti teatrale. È semplice e sofisticata al tempo stesso, ed è spietata. La grandezza sta poi nei personaggi, in come vengono tratteggiati e portati alla loro vera essenza, priva di fronzoli, alla loro nuda verità. Dietro a tante maschere, a tanti misteri e a tanto rumore di fondo, in realtà si tratta di una storia che parla di illusione, o meglio, della morte di un'illusione. Dell'illusione che l'amore possa colmare il divario tra classi sociali. Del fatto nudo e crudo che è il denaro a fare la differenza. E preferibilmente il denaro guadagnato da più generazioni, che rende la tua famiglia rispettabile agli occhi della società che conta. Tutto il resto è illusione, ha qualcosa di puerile, come i sogni di Goetz, 17enne. Colpo di scena.
Scopriamo di punto in bianco che Gaz, James Gaz, è il vero nome di Jay Gatsby. La notorietà di Gatsby, diffusa dalle centinaia di persone che avevano accettato la sua ospitalità e così si sentivano autorizzate a parlare del suo passato, era cresciuta tutta l'estate, finché poco mancò che se ne occupassero i giornali. È difficile dire perché proprio queste invenzioni fossero una fonte di soddisfazione per James Gatz del North Dakota. James Gatz. Era questo il suo vero nome o almeno quello legale. Lo aveva cambiato a 17 anni, nel momento in cui ebbe inizio la sua carriera, quando vide lo yacht di Dan Cody gettare l'ancora nella secca più insidiosa del lago superiore. Tutto quello che finora abbiamo creduto sul suo conto, altro non è che illusione. Un'illusione così perfetta, costruita così ad arte da apparire realtà. Probabilmente già allora teneva il nome pronto da un pezzo. I suoi genitori erano contadini, fossilizzati e falliti. La sua fantasia non li aveva del resto mai accettati come genitori. La verità è che Jay Gatsby di West Egg, Long Island, era scaturito da una concezione platonica di se stesso. Era un figlio di Dio, frase che se vuol dire qualcosa vuol dire proprio questo, e doveva continuare l'opera del padre, mettendosi al servizio di una bellezza vistosa, volgare, da prostituta. Così inventò con Jay Gatsby il tipo che poteva venire inventato da un diciassettenne. E rimase fino alla fine fedele a questa concezione. Gatsby è l'incarnazione stessa dell'illusione. L'illusione di poter avere un futuro grandioso partendo dal nulla, che poi è il vecchio sogno americano. L'illusione che si possa realmente essere qualcuno avendo fatto soldi a palate. L'illusione di poter amare Daisy, la ragazza dei suoi sogni, fanciulla dell'alta società del Middle West. Ma qui c'è un ulteriore passaggio. Gatsby inizia a rendersi conto che desillusione è molto più interessante di desirealtà, ma continua ad illudersi. Ha bisogno di farlo. Altrimenti tutto quello che aveva costruito fino a quel momento, incluso il suo nome e il suo personaggio, sarebbero stati inutili. Di fatto, tutta la sua vita lo sarebbe stata. È una fortuna che muoia prima che tutti i suoi sogni vengano fatti a pezzi, ucciso per un errore quasi grottesco. È meglio che non veda, che non si renda conto del vuoto immenso che lo circonda da morto, come lo circondava da vivo, ma che aveva il rumore del jazz. La morte non ha niente di divertente, se non per i giornalisti e per il chiacchiericcio nei salotti. E alla resa dei conti, l'unica persona che non lo abbandona è Nick, la voce narrante, che è una parte dell'alter ego di Fitzgerald. L'altra parte è Gatsby, uno dei personaggi più belli in cui mi sia imbattuta. Il grande Gatsby. Thank you.
E siamo giunti, cari ascoltatori, alla F di fine di questa nostra puntata. Ma il viaggio attraverso gli autori, dalla A alla Z, continua. E se ci facciamo guidare dalle parole, sarà ancora più bello. Io sono Arianna Cangelosi e sono davvero felice di essere stata con voi oggi, insieme oltre le barriere del momento. E se anche uno solo di voi sarà invogliato a leggere qualcosa, qualunque cosa, dopo questa puntata, beh, lo sarò ancora di più. I brani che avete ascoltato sono tratti da Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, Arnoldo Mondadori editore, 1965, nella traduzione di Fernanda Pivano. E ringrazio di cuore Mariangela Pupillo che ce li ha letti, rendendoli così coinvolgenti e intensi. Le musiche sono Old Friends Ragtime di The Piano Lady, Gabriel di Boogie Belgique, Party at Gatsby's di Sibiolin e Swing With Me di Greinich. Concludo ringraziando Mariangela Pupillo e Provvidenza Maria Mogavero, curatrici di questa rubrica, per il loro incoraggiamento e la loro grande passione, nonché per il paziente montaggio, e Gabriele Sciuto per l'aiuto, il confronto e il consiglio. Ed è proprio tutto per questa puntata. Un caro saluto e a presto! Avete ascoltato Dove guidano le parole, libri dalla A alla Z.